tutti. Io dunque stamattina non avevo nastri colorati da portare, poi mi è venuto in mente, dice, ma io ho una bandiera della pace e penso che sia adatta, perché finalmente penso che siamo tutti, diciamo, intenzionati a fare pace con la natura, ed è questo il motivo, il motore essenziale che ci spinge finalmente. E mi ha fatto pensare anche che dopo tutto, come insegnante, questo è il mio mestiere, da diverso tempo ho capito quanta importanza ha l'educazione, perché credo, anzi sono convinta, che in fondo questa scissione dalla natura sia purtroppo il motore, la causa principale sia proprio quello, cioè un pensiero scriteriato che perpetrato da ormai da centinaia di anni, che ci ha portato proprio a scinderci dalla natura, un pensiero, diciamo, impostato su un pensiero filosofico platonico. Ecco, abbiamo scelto, anziché la strada di Aristotele, la nostra tradizione giudaico-cristiana ci ha portato a scegliere la strada platonica, e cioè quella di credere che l'essere umano sia completamente scisso dalla natura. E abbiamo purtroppo, tant'è vero, voglio dire, che gli scritti di Aristotele non ci sono più, mentre quelli di Platone sono stati conservati, quelli di Aristotele sono completamente persi, esistono soltanto dei frammenti. Quindi se noi oggi abbiamo un pianeta al collasso, abbiamo praticamente distrutto l'ecosistema naturale, e i pini, voglio dire, sono semplicemente l'ultimo step di tutto una distruzione, un disastro che praticamente sicuramente aggravato dall'Ottocento in poi. Noi siamo veramente, anche il Covid non può che essere un aspetto, un effetto di tutto questo, e ciò che sta a monte è esattamente, voglio dire, una predisposizione, un pensiero filosofico culturale, e quindi diventa importantissimo l'impegno degli insegnanti nel veramente iniziare a formare le nuove generazioni su un pensiero completamente diverso, che è quello di capire profondamente quanto noi siamo null'altro che un pezzo dell'ecosistema e non qualcosa scisso da esso. Grazie.